Cittadini esasperati, quelli delle aree rurali di Fasanara, Versana e Lido Lago di Battipaglia, vittime da diversi giorni di furti a qualsiasi ora. I residenti già si sono organizzati con sistemi di messaggistica istantanea per segnalare la presenza di persone sospette, ma vogliono maggiore sicurezza e attenzione da parte delle istituzioni. Ieri sera un animato incontro nella piazza di Aversana, al quale hanno preso parte la sindaca francese accompagnata dal vice sindaco romano e dal consigliere Francesco Marino. Presente anche l'ispettore Pierangelo Marra del commissariato di Battipaglia ed il maggiore Romano Biancullo in rappresentanza della polizia municipale. È stato assicurato l'impegno a migliorare la vivibilità della zona con interventi volti anche ad inserire telecamere private nel sistema di videosorveglianza comunale e la presenza di una pattuglia della polizia locale. Abbiamo chiesto un rinforzo della forza dell'ordine perché siamo proprio rovinati in questo senso. Poi noi teniamo in questa zona delle strade buie che non... Però abbiamo chiesto aiuto perché ci ritroviamo queste persone dentro casa. Qua stasera eravamo forse 150 persone, tutte 150 sono state visitate dai ladri. Penso che però le loro risposte non sono state, secondo me, valide, perché dobbiamo aspettare e al limite io dicevo aiutiamoci tra noi. Voi sapete benissimo che io tengo molto alle periferie, questi cittadini hanno ragione, ma come hanno ragione tutti i cittadini di Battipaglia, di Ebo, di Pontecagnano, sappiamo benissimo che la criminalità e i furti nelle case sono aumentati anche quando si accende la televisione. Ogni qualvolta ci sta un grave periodo di crisi economica, questi fenomeni sono sempre in aumento. Quindi quello che abbiamo potuto dire con le nostre forze, con la nostra possibilità, almeno una pattuglia nelle ore pomeridiane e serale dei vigili urbani passerà in zona, ci impegneremo anche per l'illuminazione nelle zone meno illuminate e soprattutto c'è stato anche l'accordo con la polizia di Stato, ma sicuramente anche con i carabinieri, di aumentare la sorveglianza in questa parte periferica relativamente, ma ormai vive una comunità che veramente è poi la comunità operativa, questa è la zona fiorente dove escono un bel po' di quelle che sono le nostre attività e economia che coinvolgono l'economia agricola. Quindi sicuramente è un grande ascolto e cerchiamo di fare di collaborare. Mi è piaciuta la riunione di questa sera perché è proprio un confronto diretto tra persone del territorio, tra le autorità locali, con la polizia, e così che probabilmente si può costruire con tutti i limiti, con tutte le difficoltà che possiamo avere in un momento di crisi anche di possibilità di intervenire dal punto di vista economico.